Ciao ragazzi, come sempre spero di trovarvi bene e vi ripeto ancora una volta che mi piacerebbe vederci a scuola, ma proprio perché ancora non possiamo vederci, sto sempre cercando di pensare a fare e a proporvi delle attività che possano anche avere un aspetto divertente. Allora, una cosa che avevamo già visto in classe è come si dice l'ora in italiano. Ho pensato di fare un po' di ripasso per continuare a tenere in esercizio questa funzione guardando un video che è la scena di un film in cui si racconta una barzelletta. Le barzellette sono delle storielle piccoline, molto divertenti, pensate apposta per far ridere. Quindi cosa fate? Cliccate sul link, vi vedete il video, vi divertite perché sono sicura che comunque lo capirete. Poi, come sempre, vi propongo un primo esercizio di comprensione in cui dovete rispondere alle domande dopo aver visto il video. Ok? E poi per ripassare l'ora vi ho rimesso quello che avevamo fatto sul nostro libro italiano di base, quindi potete anche ripassarlo lì, come si fa a chiedere a dire l'ora in italiano. Intanto ci ricordiamo che per chiedere l'ora si dice che ora è o che ore sono. Tutte e due le domande sono corrette e si possono usare alla stessa maniera. Dobbiamo fare però attenzione invece alla risposta, perché non si risponde sempre allo stesso modo e rispondiamo al singolare dicendo è solo in tre casi, cioè quando l'ora che dobbiamo dire è al singolare, quindi è l'una, è mezzogiorno, è mezzanotte, ok? Per tutte le altre ore diciamo sono le. Sono le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 e le 11. Ok? Poi, come ben sapete, ci sono due modi per dire l'ora: il sistema delle 24 ore, che è il sistema internazionale, in cui il giorno inizia dalle 00 e finisce alle 23:59, e il sistema delle 12 ore, che diciamo che nel parlato in italiano, quando gli italiani si dicono l'ora, è molto più usato. Quindi tendenzialmente noi italiani, quando non dobbiamo scrivere ma dobbiamo parlare, usiamo il sistema delle 12 ore. Se abbiamo bisogno di far capire la differenza tra il giorno e la notte, lo diciamo. Le 16:20 sono le 4 di pomeriggio, 4:20 di pomeriggio. Le 20 sono le 8 di sera, le 3 sono le 3 di notte. Ok? Allora, vi ricordate che avevamo disegnato alla lavagna l'orologio? Ho provato qua, ho trovato su un bel su internet, sul sito Learnamo, questa bella foto che dovrebbe aiutarci a capire come si fa, perché fino ai 40 minuti noi diciamo sono le il numero dell'ora e il numero dei minuti, dalle e 40 in poi diciamo l'ora dopo, cioè l'ora seguente, e diciamo meno. Per esempio, le 10:50 noi diciamo sono le 11 meno 10. Ok? Vi ho poi proposto una serie di esercizi da fare per tenere allenato appunto questo modo di dire le ore in italiano e ve ne ho messi 4. Quindi attenzione alle cose che sono riassunte qua, ve le leggete con calma, ve le ricordate e poi provate a fare gli esercizi. Avete anche un tabellone dei treni da guardare per provare a capire l'orario dei treni. Va bene? Come sempre, in fondo ci sono le soluzioni che però vi chiedo di non guardare. Va bene? Vi saluto e vi auguro un buon lavoro. Ciao!